ADN Kronos. In collaborazione con tra le soluzioni di Plenitude e i servizi di mobilità di Anylive. Con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Sanremo Express. Il podcast di ADN Kronos che tutti i pomeriggi ti accompagna verso il Festival 2024. Con fatti, storie e aneddoti. Ciao, sono Ilaria Floris e anche oggi con Antonella Nesi ti portiamo a Sanremo. Oggi è mercoledì 31 gennaio. È una veterana del festival, ha partecipato ben 11 volte ed è riuscita a vincere ben 3 volte, nel 67, nel 69 e nel 74, diventando così la cantante donna ad avere vinto più volte la manifestazione canora. Sto parlando di Iva Zanicchi, l'Aquila di Ligonchio, alla quale ho chiesto, da grandissima protagonista ed esperta del Festival dei Fiori, quale è, cosa pensa della 71esima edizione che sta per iniziare. Beh, io credo che, come sempre, Amadeus bisogna dire che è veramente un organizzatore straordinario, perché cerca di accontentare tutti. Abbiamo cantanti che possono accontentare persone di una certa età come ricchi e poveri, e poi c'è anche la Bertè, vero? Fiorella Mannoia, accontenta Fiorella, accontenta gli intellettuali, la Bertè e il popolo tutto, i ricchi e poveri sono popolarissimi in tutto il mondo, no, lui è molto accorto, chiaramente va giù fino ai ragazzini, anche quelli che magari non conosciamo, che però, come anche l'anno scorso, se hanno il pezzo buono, dalla sera alla mattina diventano big. Hai capito la forza, la potenza di Sanremo? L'unica trasmissione, l'unico evento che può fare questo è Sanremo. Nessun altro, guarda, io ho sperimentato, l'ho visto. Sanremo ancora, dalla sera alla mattina ti lancia qualcuno e diventa veramente famoso e la canzone la cantiamo tutti. È una potenza Sanremo. Beh, io lo amo. Amadeus, devo dire la verità, è un bravissimo organizzatore. Non posso che parlarne bene perché ha fatto gli ultimi festival alla grande. Amadeus ha detto più volte che questo sarà il suo ultimo festival. Tu a questo ci credi? Lo vorresti un sesto festival di Amadeus? Pensi che lo farà? Io ho detto già che ci sarà, sono certa. Okay. Non lo lasceranno andare via, la Rai non lo lascia. Se sarà un altro successo come io credo, sarebbe sciocco non dare ad Amadeus l'opportunità, la possibilità di organizzare anche il sesto festival, ma chi se ne frega, voglio dire, se lui è bravo, fa bene, e a chi lo dai? Vabbè, tutti lo potrebbero condurre, ce ne sono tantissimi che potrebbero condurre Sanremo, però lui ha dimostrato di essere uno bravo e io lo darei a lui, farei di tutto perché il sesto festival lo facesse lui. E veniamo alla tua ultima partecipazione al festival. 11 presenze sul palco dell'Ariston in gara, l'ultima nel 2022 con l'intenso brano Voglio amarti, che aveva il testo di Emilio Di Stefano e la musica di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli. Allora ti chiedo, lo rifaresti il festival in gara? No. Io penso che con Sanremo, penso di aver chiuso, devo dire 2 anni fa, e grazie a lui ho partecipato come 3 anni fa come concorrente, ultima, e mi sono divertita, mi è piaciuto e mi sono emozionata. Adesso non dico chiuso definitivamente, però non in quella veste. Se lui mi dovesse chiamare in un'altra veste io ci andrei anche, ospite, qualsiasi cosa, ma come concorrente io ho chiuso. Per finire, che consiglio dai ad Amadeus prima di cominciare la maratona del festival tra pochi giorni? Povero. Guarda, non gli do consigli, non lo invidio, perché credo che gli si siano strappate almeno 100 giacche da tanto l'avranno stiracchiato da tutte le parti, perché tutti vogliono andare a Sanremo, perché tutti vogliono, perché tutti vorrebbero, lo capisco, è l'unica grande manifestazione che abbiamo, che ancora è conosciuta e famosa nel mondo, per cui è chiaro che tutti i cantanti, attori, presentatori vorrebbero partecipare. Per cui io il consiglio che do ad Amadeus è di riposare, se può. Staccare il telefono e dormire quelle 8 ore senza lasciarsi da nessuno. Ecco.
E tu che ci stai ascoltando, hai qualche altra curiosità sul festival che vorresti conoscere? Se sì, scrivicelo nei commenti. Sanremo Express è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adncronos.com. Sanremo Express, in collaborazione con tra le soluzioni di Plenitude e i servizi di mobilità di Anilive. Con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica.